Final Cut, File, New Event, Vlog, numero 8. A memoria non mi ricordo perché sono in macchina e non mi ricordo, dovevo vedertelo... Fai così, prova a dargli un'occhiata. 19? 19. Cambiamo il cazzo 10, 10 e mezzo. Ma a te vuoi grid? Grid? Sì. Ok, ok. Va bene. Diciamo la replica dei... Sì, sì, dei T37. Ok. Va bene, dai. Perché il colore che c'è, cioè, mentre il nero o il grigio scurissimo, forse che c'è il grigio, non so se è già parrissimo. Vabbè, ho capito, comunque nero o grigio gunmetal, insomma. Otto? Sì? E qua non prende. Luca? Senti? No. No. Che palle! C'è in San Mancuno quello che vuole. I pezzi della RX7 sono arrivati tutti, ora dobbiamo entrare in carrozzeria. Che novità, ragazzi, che novità! Pesanti, novità pesanti. I lavori continuano nello showroom, stanno facendo la parete attrezzata e mastodontica, cazzo, enorme. Comunque adesso stiamo andando da Gasparro, bisogna portargli del materiale tecnico. Soprattutto bisognerà fare opera di convincimento con Andrea. Per Andrea, perché questo non vuole rimetti. Vediamo, dai. A gusto tuo? Devo vedere un attimo come ci stanno. Cioè, io li vorrei che si vedono, sinceramente, però non so se questi vanno bene. Ok, capito? Però io le farei a vista. Quindi Gasparro 3-2-1. Gasparro. Deve scendere ancora, sì, un po', vero? Sì, sì. Comincia a prendere forma, Matteo. Lo sai che non è male con i rivetti? A me piace di più con i rivetti. Per guidarla andrebbe bene questo tipo di assetto, cioè per godersela, ovviamente. Però esteticamente parlando, se vogliamo raggiungere quell'estetica che vediamo nei video americani, tutto quanto, loro comunque hanno degli assetti aria o comunque viaggiano molto più bassi, perché c'è troppo spazio tra il passaruota e la gomma, capito? Mm-hmm. A livello estetico, poi a certo. Livello di guidabilità è ovvio che ne beneficia avere questa altezza che c'ha adesso, però devi trovare il compromesso fra l'estetica e... Io la terrei un po' più guidabile, tu? Io metterei l'assetto aria. Così, ah. quando vuoi fare le foto, la abbassi, e quando vuoi guidare l'alzi. Dunque, ragazzi, la domanda di oggi, di questo vlog, è la seguente. Procedi, Spadano. Opzione 1, tenere dei rivetti, ma sicuramente più belli di questi, ma comunque a vista così. Opzione 2, andare a mettere dei rivetti tipo questi della Skunk 2 o della Pastor GDM, che hanno anche la rondella, diciamo, definita con le scrittine. Quindi dare maggiore importanza al rivetto. Opzione 3, nascondere poi i rivetti stuccando tutto, e quindi non vedi più il rivetto. Vedi il taglio, ma non vedi più il rivetto. La mia paura è che col tempo e con le vibrazioni si possa andare a staccare lo stucco e formare una crepa sotto la vernice. Una volta messo un rivetto del genere, con una testa carina, piatta, rispetto a questa che è una vite, ecco. Certo. Secondo me è molto più bello, magari li puoi prendere neri, oppure li puoi prendere acciaio. Voi che ne pensate, ragazzi? Cosa scegliereste? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E qui c'è la ragazza di Gasparro, guarda che bella tutta spogliata così, quanto è cattiva. Gasparro non c'è, noi abbiamo visto la macchina, è bella, abbiamo consegnato e i bulloni per le ruote e i rivetti
opzionali, vediamo un attimo se ad Andrea piacciono. Beh dai, bella mazza, sta bene bene. Guarda Matteo, ci sta una mini, vuoi qualche pezzo? Sta meglio della tua questa, no? Ma che caspita è successo qua? Madonna, ma questa è una R53 o una 56? È una 53. Non si riconosce più. Il cerchio che è diventato 12. Porca paletta. Vedi che c'è sempre chi sta peggio, Matteo, c'è sempre chi sta peggio. Poteva andare peggio. Poteva prendere fuoco. Poteva piovere. Devo mettere la GT. Mo dopo troviamo. Che hai fatto? Non lo so, c'ho l'ansia. Porca capito, è tuca tuca. Se davvero cascasse il mondo. All'improvviso. Mi piaci. Questa è una domandaccia. Vai. Top 3 delle auto che hai guidato. Secca, decisa, concisa. Vai. GTR R35 solo se modificato come quello che ci abbiamo avuto noi. O comunque un po' di più. Almeno 600 cavalli. Originale non mi. Sì, bella, vabbè, però non come quella che ci abbiamo avuto. Primo posto? Primo posto. Però me la spoileri subito. Il primo di allora, primo terzo posto. Terzo posto. Nissan Silvia S15. Ok. Che già da originale trasmette molto. Un'auto benissimo, fatta per andare di traverso, manuale, con una linea fantastica, abitabilità fantastica, perché comunque c'è un bagagliaio assurdo, quattro persone comode. Cattiva e comoda. Cattiva, comoda, 250 cavalli, trazione posteriore, con una linea fantastica, secondo me. Quanto costa quello? Sotto ai 20, 22. Da ristrutturare? No, messa bene, ben power, se ci avete qualche soldo. A proposito. No, intorno ai 20. Numero 2. Numero 2, secondo posto. Va al secondo posto per una questione di comodità, cioè non prende il primo posto per una questione che non è troppo comoda, la Supra mia. Ah, ok. La Supra mia non è tanto comoda per viaggiarci ovviamente in quattro, davanti stai in un salotto, però in quattro è impensabile, una 2+2, e comunque una macchina vecchia con i suoi problemi di una macchina di 30 anni. Non con delle linee però. Delle linee mozzafiati, un motore che è fantastico, un cambio che è il number one al mondo perché il K-Track della Supra lo sanno tutti. Ricapitolando, S15 Supra e GTR. E GTR è il primo posto. GTR però essere... soltanto se è almeno elaborata con uno stage 1. Se ti chiedessi invece, mi dici anche numero 4, numero 5, fai sto sforzo, dai. Sotto ti dico, sotto queste auto, fammici pensare un secondo. Aspetta. No, perché la cosa divertente della domanda che ti ho fatto è che sono tutte e tre giapponesi nella tua top 3, quindi diciamo rimani coerente. Sì, proprio per passione tua, anche Empower, non ho pensato neanche alla Porsche per dirti, perché alla fine dei conti io mi farei sempre una giapponese. Infatti, capito? Io voglio sapere è se quello. Al quarto e quinto posto mi ci allora, metti ancora due giapponesi. Sì, sì, non te le dico proprio le auto. Dai, non giapponesi. Mi prendo tutto il tempo che vuoi, siamo in mezzo al traffico. Aspetta, quarto e quinto posto, pure la MR2, no? Potrebbe essere in questa classifica, tra quelle che ho guidato. Però se la batte molto con un S13, siamo lì, cioè... Vabbè, no, MR2 ed S13 quarto posto insieme, a pari merito. Sì, e al quinto posto l'S2000. Ok. Lo sai perché? No. È piccola, scomoda, sgorbutica e a me mi fa male tutto quando la guido, perché stai teso, stai dentro un go-kart e te trasmette, perché ti trasmette, c'ha un urlo che non finisce più, però te stanca, te distrugge. Cioè io una volta l'ho guidata da Modena a Roma, sono sceso e mi faceva male tutto. E quindi? E quindi questa era... Che tu sei proprio... il guru delle GDR. Ma infatti considera che c'ho adesso ho preso la Porsche, no? La 996 Turbo, che purtroppo ancora non ho guidato bene. Sicuramente mi farà innamorare perché è una macchina che è spettacolare, però alla fine, cioè, la prenderei sempre dopo aver preso una giapponese, non la prenderei mai come prima auto. Luca, a te ti piacciono? Se no facevo questo. Nella mia top 5 che ci stanno tutte europee? No. Ah. C'è anche la giapponese. Ah, ok. Ovviamente. Quale? Se la spoilerò. Ah, te la dico per te. Ma... allora. Oh,
forte cacchio sta macchinetta. Non si ghetta più? Grande classe. Sentiamola un po' di terza. Sì, devo dire che è bella fluida, è lineare proprio. Grande classe di quest'auto è il filtro benzina, perché è nella pompa e nessuno lo cambia mai, perché devi aprire il serbatoio. Però cambi filtro, macchina torna perfetta. Ragazzi, della Mazda RX-7 arriveranno tanti tanti episodi dopo questo.